Siamo al COC, il centro operativo comunale di Fano, che è situato in via Paolo Borsellino. Oggi, insieme al presidente del Cibi Club Mattei Saverio Olivi, vi facciamo conoscere meglio questo centro, che è un luogo molto importante per la comunità di Fano e non solo, anche per il territorio, presidente, così? Sì, direi di sì, è un punto focale per quello che riguarda la protezione civile. È una struttura che è del comune di Fano, che noi col volontariato in pratica manteniamo viva, aggiorniamo i computer, in pratica tutto quello che ha la necessità di aggiornamento lo teniamo in vita in pratica, dalle pulizie, e poi qui possono entrare un numero di persone e non di più, quindi quando si apre il COC abbiamo un volontario all'ingresso, un volontario alla sala radio, dei volontari a rispondere in pratica al telefono, perché tutto arriva qui. Il numero del COC è stato scelto un numero un po' particolare, per la gente si ricorda tutti, perché 0721 è il prefisso di Fano, 887 è il numero del centralino, 911 è il numero che si ricordano tutti. Non era possibile fare l'112 come è in Italia, perché c'è già in pratica in comune, 887-911 sono i telefoni che vedete qui in pratica alle nostre spalle, per cui vengono prese le chiamate. Ed è il comune ha fatto una bella cosa, mentre prima, si è ricordato, durante il Covid la gente diceva non risponde nessuno, è sempre occupato, ora è stato messo un centralino che quando telefoni ti dice sei alla 28ª posizione, sei alla 4ª posizione, quindi ti dà il senso di aspettare perché qualcuno ti risponda. Questo è molto importante, perché altrimenti i cittadini provano 2-3 volte e dicono non funziona nulla, non risponde nessuno. Questa è la sala radio dove abbiamo contatto in radio con la SOP, Sala Operativa Unificata Permanente della Regione. Qui c'è la postazione dei vigili del fuoco, della polizia locale, e ci sono delle antenne sopra che basta in pratica utilizzare il cavo giusto, e tutti possono utilizzare in pratica questa postazione radio, e compresa la nostra postazione dove siamo in contatto con tutti i volontari, e anche il comune di Fano ha una frequenza propria che può stare in contatto in pratica con tutti i dipendenti che sono sul territorio. Qui come vedete abbiamo diverse postazioni di lavoro, e questa ad esempio della polizia locale, che si può collegare direttamente da qui con i propri computer come se fossero nei propri uffici e accedere ai dati che a loro servono. Dall'altra parte poi vedremo nella sala decisionale lo stesso, ci sono altri computer dove i servizi sociali o piuttosto che lo sport per reperire delle palestre per dormire hanno modo di collegarsi con il server del comune e vedere il database, soprattutto i servizi sociali, quelle persone che non deambulano, hanno la necessità piuttosto in una zona o l'altra di essere aiutate, da qui possono collegarsi in pratica ognuno come se lavorasse nella propria postazione del comune e avere accesso a quei dati sensibili che a loro servono per dare soprattutto una risposta. Alle nostre spalle? Qua abbiamo 1, 2, 3 postazioni, a ripetizione in pratica ci sono tre volontari o istituzioni, chi si siede purché sia formato, un modulo di compilazione sempre lo stesso, esattamente quello, perché quando arriva nella sala decisionale non devo andare a cercare il numero di telefono o chi è la persona, e soprattutto sono numerati dall'1 al numero progressivo, perché quando manca la luce da qualcuno non puoi andare a cercare Mario Rossi in mezzo, ma Mario Rossi sarà il 31esimo, andiamo a cercare il numero facile da raggiungere e per dare una risposta. Soprattutto devo dire che il comune di Fano già da parecchi anni ha lavorato sui propri dipendenti, adesso ci sono dei ragazzi giovani all'ufficio tecnico che hanno appreso subito come funziona, quindi per loro l'informatica è l'ultima emergenza, la si è gestita con semplicità perché hanno la manualità, mentre prima era quasi tutto a mano, oggi si riesce a dare veramente una risposta importante. Di là ci spostiamo infatti dalla sala radio alla sala riunioni, che è il luogo in cui vengono prese le decisioni più importanti, quelle operative. Sì, esattamente, il modulo di richiesta della persona piuttosto che allagata o non ha corrente o di qualsiasi necessità viene portato in questa stanza. In questa stanza, visto che abbiamo l'assessore Fanesi che in pratica segue tutto da vicino alla protezione civile, è una stanza che compete più alle autorità. Quindi
assessore appunto alla protezione civile, quali sono le funzioni? Sì, qui vengono, come si diceva, prese le decisioni, ovviamente sempre con la presenza del volontariato di protezione civile. Il commander qui è il sindaco della città di Fano, in sua assenza ovviamente l'assessore delegato o il vice sindaco, ma lo fa, le decisioni vengono prese, tutte quelle importanti che riguardano appunto la nostra città, avvalendosi della presenza di tante funzioni, di tante persone, chi ha la funzione di assistere la popolazione, chi ha la funzione della viabilità, chi ha la funzione di trovare i mezzi e la logistica per affrontare l'emergenza, la funzione tecnica, che fra l'altro si avvale anche dei computer, come quindi se fosse in comune, e dove insieme si può scegliere, avendo tutte le informazioni, le cose da fare in maniera tale che le scelte siano giuste e ponderate. Vengono scelte le priorità, qui è stato scelto di evacuare la città nel 2018 quando c'era la bomba, insieme al prefetto, vengono fatte tutte quelle scelte appunto che contribuiscono alla risoluzione dell'emergenza. Ricordiamo anche dove è possibile consultare tutti i vari piani di emergenza. Sì, il piano di emergenza è disponibile sul sito del Comune di Fano, comune.fano.qu.it, questo è il sito web, c'è una sezione dedicata, le persone oltre a fare le segnalazioni, oltre ad essere tra virgolette informate dalla CB Club Mattei, dal Comune di Fano, hanno anche tra virgolette l'obbligo morale di informarsi, di tenersi sempre aggiornate, per cui noi invitiamo appunto a consultare questo piano di protezione civile, a fare le domande e a contattarci nel caso abbiano dei dubbi, perché ovviamente in caso di emergenza l'informazione preventiva della popolazione è un aiuto indispensabile per poter affrontare meglio l'emergenza appunto, e per poter consentire a tutti noi di poter dare una mano alle persone che hanno bisogno e che hanno veramente bisogno. E c'è anche una terza sala all'interno del COC, di che cosa si tratta? Si tratta della sala delle funzioni, ovvero laddove le chiamate dalla sala decisionale hanno la necessità di essere elaborate, cioè il contatto all'Enel oppure il contatto con una ditta per lo sgombro della strada o altro, vengono qui gestite. Come potete vedere ci sono 6 postazioni e una sala riunione, e qui i dipendenti comunali o chi per loro gestiscono la chiamata, quindi avranno dei contatti con Enel e con altro, e poi la chiamata, come dicevo prima, numerata, cioè la numero 31, che riguarda la mancanza di energia elettrica, qui il dipendente contatterà l'Enel, prenderà le informazioni dovute sull'intervento e poi, se è chiuso, lo riporta nella sala decisionale dicendo: ecco, il numero 31 è chiuso, quindi viene archiviato, oppure ha necessità di altri interventi. Qui, dove possono lavorare con maggiore tranquillità, perché in quella sala voi vi rendete conto 10-12 persone, la confusione, e anche al telefono non si sente nulla, invece qui hanno delle postazioni dove possono operare e lavorare in tutta tranquillità, poi riportando i risultati in sala. Alla fine ne deve nascere un file con la nevicata, aveva avuto 1080 chiamate, quella importante, l'ultima volta sono state 141, importante che venga prodotto alla fine un documento con la chiusura del COC, quante persone sono state raggiunte, quante sono state chiuse oppure quante ce ne sono ancora aperte per il giorno dopo. Il COC, questo ambiente, viene anche considerato una parte strategica, perché qualora i cittadini dovessero avere dei danni senza recarsi negli uffici, in pratica l'ufficio tecnico dove la gente lavora e ha tanto da fare, con le persone che invece hanno necessità delle risposte, qui viene lasciato un impiegato o due anche nei giorni successivi dell'evento, dove possono portare qui la documentazione di richiesta dei danni e trovano in pratica l'impiegato che gli sa dare la modulistica, come va in pratica, dove va compilato in pratica tutta questa documentazione. Quindi questo, dal momento in cui si apre alla chiusura della richiesta dell'eventuale danno, rimane una struttura di protezione civile collegata direttamente col comune.